Credo che in ogni settore la Puglia, l'unica regione che non è stata macchiata dalle indagini su rimborsopoli, la Puglia che ha tutte le società partecipate della regione in attivo, una Puglia che ha fatto uno sforzo grandioso di aiuto al sistema di impresa, mettendo in campo in questi anni 1 miliardo di euro che hanno sviluppato 5 miliardi di euro di investimenti privati. Insomma, abbiamo provato a fare la parte nostra, credo che lasciamo una buona eredità, sicuramente non abbiamo rubato, sicuramente abbiamo moralizzato in tutti i settori della vita pubblica, sicuramente abbiamo obbedito alla nostra coscienza e al nostro dovere fondamentale, servire la nostra terra. Concluso il mandato alla presidenza della Regione Puglia dopo 10 anni di governo, il prossimo impegno di Nichi Vendola sarà quello di accompagnare SEL verso una nuova destinazione. Lo ha detto il leader di Sinistra Ecologia e Libertà nella conferenza stampa di fine legislatura tenuta insieme con tutti gli assessori della giunta regionale per fare un punto sui 10 anni trascorsi. È stata un'esperienza molto bella ma anche dolorosa, ha detto, disseminata di inciampi e criticità in una regione in cui la crisi ha prodotto 800.000 poveri. 10 anni di passione per il cambiamento, intervenendo sulle grandi fragilità della Regione Puglia, la fragilità ambientale, provando a recuperare territorio, ecosistemi secondo le regole della protezione del nostro patrimonio ambientale e anche così uscendo fuori dalla procedura di infrazione europea, provando a far partire, a finanziare sistematicamente l'agricoltura biologica contro l'abuso della chimica in agricoltura, intervenendo con leggi d'avanguardia contro l'inquinamento industriale e poi la fragilità sociale. Abbiamo dovuto reinventare un modello di servizi sociali, soprattutto di sostegno alle persone più deboli. Fra i vari temi affrontati, Vendola si è soffermato sulla sanità pugliese. C'è stato un salto epocale, ha detto, penso alla telecardiologia e alla telepneumologia. Stiamo guadagnando modernità in tutte le forme di assistenza usando il piano di rientro sanitario come occasione per reingegnerizzare il sistema, sapendo che la sofferenza maggiore era la carenza di personale. Tema storico perché nelle passate legislature i bilanci venivano resi compatibili con il blocco del personale. Una condizione drammatica, ha concluso Vendola, che non ci ha impedito di portare a norma gran parte del sistema sanitario regionale.